SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. L'aeroporto di Forlì stenta a decollare dopo la cancellazione di alcune tratte avvenute qualche settimana fa. Si presenta ora il problema del collegamento con altre città della Romagna. Contro il rischio di nuovi focolai con i possibili assembramenti dovuti ai festeggiamenti calcistici, le prefetture annunciano più controlli anti-Covid. Intanto preoccupa l'immunità per gli over 60. In Romagna solo la metà di loro ha completato il ciclo vaccinale. Immaturo e non in grado di controllarsi, queste le motivazioni della sentenza d'appello che hanno portato alla riduzione della pena per il 22enne Constantin Palade, accusato di aver ucciso Rocco Desiante al culmine di una lite nell'ottobre del 2018. È la professoressa Laura Ramacciotti, la nuova rettrice dell'Università di Ferrara. Subentra a Giorgio Zauli. È la prima donna a guidare l'Ateneo Estense e resterà in carica fino al 2027. Dopo il Presidente del Consiglio, anche il Ministro Maria Stella Gelmini è arrivata a Bologna con due importanti tappe, accompagnata dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Innovazione e tecnologia sono stati i temi al centro di questa visita. Calcio, si fa sempre più elettrica l'atmosfera attorno alla nazionale di Roberto Mancini in vista della finalissima contro l'Inghilterra. I tifosi sono pronti ad assistere ad un match che potrebbe riportare gli azzurri sul tetto d'Europa. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti alla nuova edizione delle ATG di Teleromagna. In apertura andiamo a Forlì per parlare dell'aeroporto che nelle ultime settimane ha affrontato alcune difficoltà relative alla cancellazione di diverse tratte. Non è solo il problema di Ridolfi che per diventare grande ha bisogno di migliorare i collegamenti con le altre città della Romagna. Vediamo. L'aeroporto Ridolfi stenta a decollare. Dopo 8 anni di inattività, lo scalo forlivese ha riaperto i battenti in pompa magna 2 mesi fa, annunciando l'apertura di un gran numero di tratte nazionali ed internazionali grazie all'accordo trovato con 4 diverse compagnie aeree. Una luna di miele che però è iniziato a scricchiolare qualche settimana fa, quando una di queste, la Ego Airways, ha annunciato la chiusura anticipata dei collegamenti con la Grecia. Assieme a questo si è aggiunta la compagnia Lumiwings, che opera soprattutto in Sicilia e che ha improvvisamente cambiato le date di alcuni voli con relativo disagio per i passeggeri. Quello delle compagnie aeree non è il solo problema del Ridolfi, che per iniziare a pensare in grande ha bisogno soprattutto di realizzare una migliore rete di collegamenti con le altre città della Romagna. Perché un romagnolo dovrebbe scegliere un volo che parte da Forlì invece di uno che decolla da Bologna, dove l'offerta è enormemente più ampia e i costi sono generalmente più bassi? La risposta dovrebbe essere perché ci arriva più facilmente. Ancora purtroppo non è così. Non esiste ad esempio un sistema di navette che permette un collegamento veloce con il Ridolfi. Per chi si reca a Forlì in treno, l'unica soluzione è quella di un normale autobus di linea che passa numerose volte ma che è anche spesso affollato e che compie diverse fermate prima di arrivare a destinazione. Per non parlare poi delle difficoltà di chi arriva dalla zona di Ravenna, la cui tratta ferroviaria non è direttamente collegata con Forlì. Se ne è accorto anche il sindaco della città bizantina De Pascale, che poche settimane fa ha espresso la volontà di costruire una rete di collegamento con le due città proprio in funzione dell'aeroporto.
desiderio condiviso anche dalla società che gestisce i Ridolfi, che interrogata sull'argomento ha risposto che sta studiando un sistema per collegare in maniera più efficiente e veloce le diverse città del territorio. I tempi di realizzazione, tuttavia, restano ancora incerti. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 387.504 casi di positività, 96 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.320 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è di 31,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 21 nuovi casi, seguita da Piacenza con 16, poi Bologna 14, Reggio Emilia e Rimini entrambe con 12 casi. A seguire Modena 7, Ravenna 5, il circondario Imolese e Cesena con 3 casi ciascuno, Ferrara con 2, Forlì con un solo caso. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 74 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.022. Purtroppo si registrano 2 decessi, un caso a Reggio Emilia che è una donna di 89 anni e un caso a Bologna con una donna di 73. Procede a rilento la vaccinazione degli over 60 anche in Romagna, dove solo la metà ha completato il ciclo vaccinale. E contro il rischio di nuovi focolai, le prefetture annunciano più controlli in vista dei possibili assembramenti in caso di vittoria dell'Italia agli europei. Vediamo. Nelle ultime 2 settimane la curva dei nuovi contagi in Romagna ha smesso di abbassarsi e si è appiattita. Respirano gli ospedali, dove i ricoveri continuano a diminuire, ma sullo sfondo c'è il ricordo dello scorso autunno dove, dopo un'estate senza regole, è riesplosa la pandemia in tutto il mondo. Quest'anno abbiamo un'arma in più, quella determinante, il vaccino. Solo che sono ancora tanti, troppi, gli over 60 non vaccinati, pure in Romagna, dove la metà tra chi ha 60 e 79 anni non ha ancora completato il ciclo vaccinale. Persone a maggior rischio di sviluppare sintomi gravi in caso di infezione, di fare riempire gli ospedali portando così a nuove misure restrittive. A complicare il quadro c'è un virus che è molto diverso da quello dell'estate 2020, molto più contagioso. Per questo le autorità sanitarie hanno espresso i propri timori sugli eventuali festeggiamenti in caso di vittoria della nazionale italiana agli europei di calcio. Il rischio è che il paese, la notte di domenica, possa diventare un unico gigantesco assembramento composto soprattutto da giovani senza mascherina che non hanno completato la vaccinazione. Ovunque le prefetture, anche in Romagna, hanno annunciato l'intensificazione dei controlli. Via i maxi schermi dalle piazze, stop alla vendita di alcol, come su tutta la fascia costiera di Rimini. Il tutto per evitare che una notte da magica diventi tragica per la salute e l'economia. Incidente mortale verso le 23.30 di ieri sulla statale 64 Porrettana all'altezza di Ponte della Venturnia nel Bolognese. Una sessantenne di origine romena che era alla guida di una Volkswagen Golf ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto che in seguito a una sbandata si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. In quel tratto, precisano i carabinieri che hanno svolto i rilievi dell'incidente, il limite di velocità è di 50 km orari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. C'è anche un'altra notizia, è morto ieri sera all'età di 94 anni Armando Gasiani, presidente onorario di ANED Bologna, associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, fra gli ultimi ex deportati. Lo annuncia la stessa ANED su Facebook aggiungendo che Gasiani lascia a tutta l'associazione un immenso vuoto. Lo ricorda su Facebook anche l'ANPI di Bazzano. Con lui ne va una delle ultime testimonianze oculari dell'orrore dei campi di sterminio. Nato a Castello di Serravalle il 23 gennaio del 1927, da sempre residente ad Anzola, a Bologna, Armando Gasiani si unì giovanissimo alla lotta di liberazione, fu catturato e torturato dai nazifascisti per poi essere deportato nel campo di concentramento di Bolzano e dal 1 gennaio del 1945 in quello di Mauthausen in Austria, dove rimase fino al 6 maggio del 1945. Cambiamo argomento, ridotta la pena in appello per il 21enne ritenuto responsabile dell'omicidio del pizzaiolo Rocco Desiante nel 2018 a Castiglione di Cervia. Vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Giovane e immaturo, sotto l'effetto di stupefacenti, dunque non in grado di controllarsi,
Queste le motivazioni della sentenza in appello che ha portato alla riduzione di 2 anni della pena di primo grado per il 21enne Konstantin Palade, accusato di aver ucciso il 43enne Rocco Desiante al termine di una lite nell'ottobre del 2018 a Castiglione di Cervia nel Ravennate. Il rumeno, che all'epoca aveva 19 anni, si professa innocente ed estraneo ai fatti e l'avvocato della difesa ha già presentato ricorso in Cassazione per la derubricazione in omicidio preterintenzionale o l'assoluzione. La Corte d'Appello di Bologna, come detto, ha ridotto di 2 anni la pena scendendo dai 23 decisi dalla Corte d'Assise a 21 anni di reclusione, confermando la responsabilità dell'imputato nel massacro di Desiante. Tra la vittima e il presunto omicida non vi sarebbero stati dei litigi, tranne quello che si ipotizza possa essere accaduto la sera del delitto e quindi non vi sarebbero dei moventi. Droga, debito per l'acquisto di stupefacenti, un approccio sessuale, nulla è stato escluso ma nemmeno indicato come movente certo. L'omicidio di Rocco Desiante sarebbe avvenuto al culmine di un dolo d'impeto con un corpo contundente che non è mai stato trovato. Tra le prove ritenute schiaccianti a carico di Palade ci sono le impronte di sangue lasciate da un paio di scarpe particolari indossate dal 21enne sul luogo del delitto. Due squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì e una squadra del distaccamento di Rocca San Casciano sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in via Tavernari a Forlì per domare le fiamme divampate in un'attività artigianale. I pompieri hanno spento l'incendio che aveva coinvolto un forno e hanno messo in sicurezza l'area. Non si segnalano feriti e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Ora ci spostiamo a Ferrara, dove è stato eletto il nuovo rettore dell'università. Per la prima volta in Emilia-Romagna l'incarico è stato affidato a una donna. Vediamo. La professoressa Laura Ramaciotti è stata eletta come nuova rettrice dell'Università di Ferrara. Subentrerà all'attuale rettore Giorgio Zauli a partire dal prossimo 1 novembre e resterà in carica fino al 2027. Dopo oltre 600 anni di storia, è lei la prima donna a guidare l'Ateneo Estense, un primato che le resta anche se si prendono in considerazione tutte le università della regione. Ho questo onore, diciamo, di ricoprire questo incarico per prima. Spero che faccia da apripista nei prossimi anni per altre colleghe degli altri Atenei nell'avere, diciamo, la soddisfazione di ricoprire questo ruolo anche negli altri Atenei della regione Emilia-Romagna. Classe 1972, laureata in Economia e Commercio all'Alma Mater Studiorum di Bologna, attualmente è professoressa ordinaria di Economia Applicata a Ferrara, dal 2018 dirige il Dipartimento di Economia e Management ed è presidente del Consorzio Futuro in Ricerca. Tra gli obiettivi principali, il mantenimento di un corretto equilibrio tra organico e numero di studenti e un occhio attento all'attività di ricerca. Io ho parlato di un percorso soprattutto appunto di consolidamento e di rafforzamento delle iniziative, delle attività che sono state svolte in questi anni. L'Ateneo è cresciuto molto in termini di numero di studenti e ritengo che a questo punto sia nostro dovere rafforzare anche la componente del personale tecnico amministrativo, la componente dei docenti, per far sì che ci sia un equilibrio, diciamo, adeguato. Ritengo che investire nelle attività di ricerca e quindi aumentare il nostro portato di conoscenza e culturale sia alla base di una buona didattica, così come ci permetta di ottenere dei risultati, appunto, da un punto di vista scientifico. Dopo il Presidente del Consiglio Draghi e i Ministri Speranza, Orlando e Colao, ieri ha fatto visite in Emilia-Romagna al Ministro Gelmini, un percorso che proseguirà nelle prossime settimane con l'arrivo di altri componenti dell'esecutivo. Vediamo. Sanità, innovazione tecnologica, università e saperi sono stati i temi al centro della visita in Emilia-Romagna del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. È di una sinergia con il territorio, con le imprese, con le università, quindi mi sembra davvero un progetto di grandissimo valore rispetto al quale lavoreremo perché le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano implementare un progetto che già è realtà e che già è di aiuto all'imprenditoria di questa regione, ma non solo, perché si tratta di un progetto europeo, di una gestione dei dati a livello
internazionale con moltissimi paesi che vi partecipano, insomma un orgoglio non solo per l'Emilia-Romagna ma per l'Italia. Due le tappe insieme al presidente della regione Stefano Bonaccini, la prima a Bologna per la visita al lab vaccinale della fiera e al Tecnopolo, cittadella della scienza, futuro cuore tecnologico della Data Valley Emilia-Romagna, nel quale si sta già installando il supercomputer del data center del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Come abbiamo detto a Mario Draghi quando venne qui per la visita un mese fa, diventa ciò che serve all'Italia per garantire all'Europa di diventare finalmente competitiva tra i colossi cinesi e statunitensi su tutti i temi dei big data e la loro funzione per il mondo della ricerca, dell'impresa e del lavoro. Preoccupa la scarsità di acqua in Emilia-Romagna. Non piove ormai da un mese. Da martedì potrebbe scattare il blocco dei prelievi idrici dai fiumi. A soffrirne di più, ovviamente, è il settore agricolo. Vediamo. Meno 70% di precipitazioni e 2,3 gradi sopra la media stagionale. Basterebbero questi due numeri a fotografare quanto sia stato drammatico il mese di giugno dal punto di vista della siccità. L'acqua scarseggia soprattutto nella provincia di Rimini e nelle zone collinari di Forlì e Cesena. Le sporadiche precipitazioni e i violenti temporali estivi non sono affatto sufficienti a dare alla terra il nutrimento di cui ha bisogno. A soffrirne di più è ovviamente il settore agricolo. Le stime della Coldiretti parlano di un calo del 35% della produzione di pere e di un meno 20% delle pesche. Non è solo il settore della frutta ad avere una gran sete. Le perdite stimate per quanto riguarda la coltivazione delle patate sono del 50%, mentre per le cipolle si parla addirittura del 65%. I costi dell'irrigazione crescono così a ritmi esponenziali. E proprio da questo punto di vista ci potrebbe essere una novità per la prossima settimana. L'assessore regionale all'ambiente, Irene Priolo, ha convocato un tavolo con tutti gli addetti del settore, dalle organizzazioni agricole alle parti sociali. Durante questo incontro saranno comunicate le decisioni prese dall'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, oltre alle disposizioni della regione Emilia-Romagna per fronteggiare la crisi idrica. In ballo c'è la sospensione del prelievo di acqua dai fiumi che potrebbe scattare martedì. Hanno ripreso a pieno regime le attività della Rocca Malatestiana di Cesena. Tanti gli eventi in programma quest'estate con la nuova gestione, Associazione Jazz Live, che si è appena insediata. Vediamo. L'anteprima c'è stata mercoledì 30 giugno con la stand-up comedy, ora però si comincia a fare sul serio. È stato presentato il programma estivo della Rocca Malatestiana di Cesena, che dopo l'addio burrascoso della vecchia gestione ora riapre i battenti grazie all'associazione culturale Jazz Life, a cui la fortezza è stata data in affidamento fino a dicembre. L'idea è quella di dare spazio a diversi tipi di arte e di spettacolo. Il progetto è stato rinominato la Roccaforte della Cultura. Nel senso che diventa un cenacolo culturale di tante attività e tante arti, quindi dalla musica di ogni tipo, la musica jazz, la musica blues, il rock, il cantautorato, fino ai grandi eventi, e l'arte, la poesia e il teatro, con tanti eventi tutte le sere sul palco piccolo che è proprio di fronte ai tavoli del punto ristoro. Sul palco grande invece si alterneranno gli altri concerti. Si parte martedì 13 luglio. Con Fabio Concato, con il trio jazz di Sabatino, e è il primo evento grande che ci vede padroni di casa. Oltre agli spettacoli è attivo un servizio ristoro a pranzo e a cena, mentre da lunedì ricominceranno anche le visite guidate, prenotabili sul sito www.roccacesena.it. In occasione degli spettacoli è stato previsto anche un servizio navetta per anziani e disabili, anche questo prenotabile contattando telefonicamente i gestori. Abbiamo pensato di includere tutti nella Rocca, perché vogliamo che sia davvero un posto alla portata di tutti. Sale la febbre azzurra, già diversi sold out nelle prenotazioni per assistere al match davanti a uno dei maxi schermi pronti a Bologna, mentre Comune e Forze dell'Ordine preparano le misure per assicurare un'eventuale festa in piena sicurezza e servizio.
Sale la febbre da europei e mentre poche ore ci separano dall'attesissima finale che vedrà l'Italia scendere in campo a Wembley contro la nazionale inglese, anche in città si fa sempre più palpabile l'euforia collettiva che precede il match. Ma le notti magiche, soprattutto in tempo di pandemia, richiedono comunque prudenza e su questo il sindaco Merola ha già predisposto tutte le misure di sicurezza del caso e ha riportato l'attenzione sull'importanza del contenimento dei contagi. Le misure saranno quelle classiche, come se andate oggi in piazza Nettuno, abbiamo già ingabbiato il Nettuno, ci ho appena firmato un'ordinanza che vieta di bere alcol dopo un determinato orario. L'abbiamo fatto preventivamente anche perché pensiamo che l'Italia vincerà e quindi siamo certi che ci sarà una festa. Ricordo, a proposito di feste, che ci sono ancora i contagi. Continuate a tenere questa benedetta mascherina e a non stare accalcati. Questo è il mio dovere dirvelo, ma è anche buon senso dirvelo. I contagi stanno riprendendo, abbiamo un'estate davanti nella quale tutti siamo molto contenti di stare all'aperto, eccetera. Probabilmente non ci sarà, io mi auguro, un aumento di ricoveri in terapia intensiva. Ma faccio presente che se si diffonde il contagio e i casi di isolamento, eccetera, avremo un ennesimo rallentamento dell'economia. Anche questo credo che sia di interesse generale per tutti noi. Ai giovani vorrei dire vaccinatevi. E ora diamo spazio al TG Sport. Grazie Francesca per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Partiamo dal calcio, domani sera l'Italia di Roberto Mancini disputerà la partita più attesa degli ultimi 15 anni di storia della nazionale italiana, la finalissima degli europei contro l'Inghilterra. L'attesa per i tifosi azzurri è già salita alle stelle. Un'occasione d'oro, di quelle che l'Italia intera aspetta di vivere da qualcosa come 55 anni. La finale degli europei in casa dei maestri inglesi potrebbe premiare la grande rincorsa della nazionale di Roberto Mancini, riportando gli azzurri sul tetto d'Europa, lì dove solo la mitica squadra guidata da Ferruccio Valcareggi si seppe arrampicare nell'ormai lontano 1968. Sarà un momento di emozione collettiva, di quelle che solo i grandi eventi sanno regalare, anche se la prudenza, nell'era del Covid, sarà una compagna fedele degli eventuali festeggiamenti post-gara. Noi andiamo a Marina di Ravenna a guardarlo la sera, sulle 8:30, ci sediamo lì con gli amici, siamo una decina, quindi ci sta, dai, tranquillo. In gruppo. Sì, siamo in gruppo, circa una decina, speriamo vada bene, dai. Speriamo di divertirci. Ho visto dei video di festeggiamenti eccessivi per me, anche perché non abbiamo né vinto un mondiale, ma eravamo solo entrati in finale. Penso che ci siano altri modi di festeggiare una vittoria di un torneo. La guarderemo a casa di un amico e niente, saremo una decina di persone. Le solite persone. Esatto. Speriamo, siamo fiduciosi, ma non diciamo niente per scaramanzia. Esatto. Parliamo ora di calcio 5, porterà esperienza e una mentalità vincente Roberto Osimani alla Futsal Cesena. Il nuovo allenatore dei bianconeri alzerà il tasso tecnico della formazione che punta ad uno storico salto in Serie A2. Con Paolo Ionetti ci conoscevamo da diverso tempo, un paio di volte era capitato che ci eravamo sentiti dove lui più che altro mi faceva capire il progetto, cioè l'idea che c'aveva lui del Futsal Cesena. Quest'anno è capitata l'opportunità sia per me che per lui, alla fine la trattativa è andata a buon fine. Diciamo che io quello che posso portare è la mia esperienza, quello che ho fatto in passato, che mi ha servito a darmi pure questa opportunità. Che cosa serve per fare questo grande salto in A2 che sarebbe una tappa storica per la città? Diciamo, adesso faccio difficoltà perché prima ero un osservatore esterno, è un campionato che diversi anni che non lo faccio, è un campionato che ogni anno cambia perché la formulazione dei gironi non è statica, è abbastanza dinamica, magari ti puoi ritrovare
che sia in un girone dove ci sono squadre molto competitive, viceversa in un girone dove ci sono squadre un po' meno competitive, anche se poi un'aliquota delle squadre sono sempre competitive. Quindi è anche un po' difficile. Sicuramente quello che deve fare il Futsal Cesena è cercarsi di migliorare rispetto all'anno prima, ma non intendo chiaramente la misurazione più semplice è quella del risultato, però noi dovremmo cercare di migliorare già il buon lavoro fatto in passato da Matteucci e da chi l'ha preceduto. Parliamo ora di Ippica. Questa sera dalle ore 21 tornano in pista i cavalli all'Ippodromo del Savio. Il sabato dalle eccellenze tecniche propone in cima al cartellone 5 promettenti puledri al debutto nella prova d'apertura, 5 esordienti che rappresentano al meglio la indiscussa qualità dell'allevamento italiano. A calamitare le attenzioni ci sono il fratello di Ringo Starr Treb, Denzel Treb, la pupilla di Zibi Bonek, Diable, una delle numerose frecce del suo prestigioso parco puledri, e Demetra Rock di Casa Rocca. Il quarto appuntamento del convegno, la prova a maggior dotazione, vedrà il via i cadetti impegnati nella distanza del doppio chilometro, un handicap che pare a trazione anteriore, con il successo in bilico tra Bacco Bacò, Borea SL e Borg Griff, unica freccia del team Goccia d'Oro in serata. La torrida serata di ieri è andata in archivio con una serie di quote da urlo. Il prologo è andato al fin qui inespresso svedese Red Malvania, che ha battuto di precisione il coetaneo Capuzzi. La quarta corsa è stata nel segno di Beethoven Griff. Brunello Grimm e Black LL hanno completato il marcatore. Il clou per 3 anni ha visto la vittoria di Cobalto di No ed il suo proprietario ed allenatore Vipi dell'Annunziata. Dopo un percorso all'avanguardia, Cobalto di No ha chiuso in 1:13:7 sull'opportunista Craco P. Terzo, il favorito Cherry Top. È tutto per lo sport. Francesca, a te la linea. Vediamo insieme le previsioni meteo. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica, che nelle prime ore del giorno vedrà qualche acquazzone transitare su parte delle regioni settentrionali, ma in realtà nel complesso ci attende una domenica di sole. Controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia e vedete che al mattino presto ancora qualche nuvola insiste all'estremo nord-est, ma poi si allontana rapidamente. Per il resto davvero nulla da segnalare. Nel pomeriggio si forma qualche annuvolamento sull'Appennino meridionale. Come precipitazioni nelle prime ore del giorno, qualche piovasco ancora interesserà il Trentino Alto Adige, l'Alto Veneto e Friuli, ma poi si allontana nel primo mattino e quindi per il resto nulla di particolare da segnalare. Sarà quindi per lo più una domenica di sole, tipicamente estiva un po' in tutta Italia, con quella variabilità inizio giornata al nord-est, ma poi netto miglioramento, e temperature sì alte ma non eccessivamente elevate. Certo, supereremo i 30 gradi in diverse località, ma rimarremo comunque sotto i 35. Vi segnalo per finire un po' di vento sulle isole maggiori e in Puglia. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni. In pianura bel tempo con cieli quasi sereni. In serata sulle coste bel tempo con cieli sereni. In pianura parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni. In pianura bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni. In pianura bel tempo con cieli sereni. E anche per oggi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Una buona serata. SIC,
Società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.